è stato un pittore moderno. È stato così richiesto da farne una sorta di star. In occasione della prima nazionale delle docufilm, evento dal titolo perugino Rinascimento Immortale, in contemporanea in centinaia di sale cinematografiche italiane, lunedì sera al Temporary Cinema di Palazzo della Cornia a Castiglione del Lago, il critico d'arte Andrea Baffoni ha aperto ufficialmente le celebrazioni dedicate al grande artista umbro nel cinquecentenario della morte. E Castiglione del Lago, in una perfetta unità di intenti tra amministrazione comunale e Lago d'Arte e con l'apporto delle galle Trasimeno Orvietano, sarà presente in questo 2023 sfruttando in pieno la sua centralità geografica tra Perugia, Città della Pieve e Cortona. Lunedì sera la proiezione speciale è stata preceduta proprio dall'intervento di Andrea Baffoni, critico e storico dell'arte, che ha parlato dell'invenzione del paesaggio tra Perugino e Signorelli, anche con la visione del cortometraggio in 3D animation, Viaggio immaginario nelle opere e nelle terre di Perugino e Signorelli, maestri del Rinascimento, a cura di Movimento Creative Label, opera realizzata con il sostegno di Assogalumbria e presentata in questi giorni in anteprima a Vinitaly. Un cinquecentenario che qui a Castiglione del Lago ha un doppio significato, perché intercetta non soltanto Perugino ma anche Luca Signorelli. I due artisti sono rispettivamente infatti originari di Cortona e Città della Pieve, quindi in qualche modo ruotano proprio attorno al Lago Trasimeno. Lago Trasimeno che ha rappresentato quel paesaggio che sia Perugino che Signorelli hanno attraversato negli anni in cui realizzavano i loro capolavori, ma in più il Trasimeno è stata la molla e la scintilla che ha fatto scattare quella rivoluzione paesaggistica che soprattutto attraverso Perugino, ma in parte anche Signorelli, rinnova nel Rinascimento un paesaggio che non è soltanto il luogo dove si svolgono le azioni, ma è anche rappresentazione dello spirito e della bellezza. Ed è quel paesaggio di cui noi oggi siamo non solo testimoni, ma anche responsabili, che noi vogliamo esaltare attraverso il lavoro di questi artisti.